Ciao, benvenuti a Pillole di Python. Nella scorsa lezione abbiamo visto come utilizzare il costrutto for per creare un ciclo di ripetizioni. Ma esistono altri costrutti per costruire e ottenere lo stesso risultato. Oggi vedremo il costrutto while e le sue differenze rispetto al for. Via! Affrontare correttamente il comando while, conviene ripassare il comando if e il comando for. In questo listato vediamo che il codice if richiede che se la condizione è vera, allora viene eseguito tutto il codice interno indentato, quindi viene eseguito il resto. Per il codice for invece, normalmente diciamo che definiamo un indice che va da A a B in un certo range, tipicamente di interi ma anche di caratteri in caso di stringhe o di nomi in caso di liste. Per l'indice che va dal primo all'ultimo elemento viene eseguito il codice interno indentato. Nel frattempo l'indice viene aggiornato automaticamente. Il codice while è sostanzialmente una sorta di insieme fra il if e il for. Infatti, il codice while dichiara che finché la condizione di controllo è vera, verrà eseguito tutto il codice interno indentato. Viene aggiornata la condizione e viene ricontrollata ad ogni ciclo. Finché la condizione rimane vera, il ciclo viene eseguito. Quando la condizione diventa falso, si esce dal ciclo e si esegue il resto. Eccoci qua. Prima riga, A uguale a 5 corrisponde a questo. If A uguale a 5, stampa A uguale a 5. E questo qui è il primo esempio. Poi indice 0, for indice in range 10-20, stampa indice. Ed è questo secondo esempio, da 10 a 19. Il terzo esempio è indice uguale a 10, finché è minore di 20, stampa il valore della variabile indice e aggiorna indice aggiungendo 1, ed è questo qui. Come vedete, la semantica del for e del while è esattamente la stessa. Infatti, qualunque tipo, nel 99,99% di casi, qualunque ciclo scritto con il for è eseguibile e codificabile anche attraverso while. L'unica differenza sostanziale è che il for si utilizza quando il range iniziale e finale è noto a priori, mentre while si utilizza quando invece la condizione di uscita dal ciclo è una condizione logica, per dire vera o falsa. Qual è l'errore caratteristico che il programmatore alle prime armi riscontra nel momento in cui cerca di codificare il ciclo while? Semplicemente non aggiornare la condizione di uscita. Se noi lanciamo questo codice, che sembra funzionare in quanto diciamo indice uguale a 10, finché l'indice rimane minore di 20, stampa indice. Se noi eseguiamo questo comando, vediamo che il programma entra in un loop infinito, stampa 10. Indice minore di 20 no, allora stampa 10, indice minore di 20 no, allora stampa 10 e così via. Per bloccare i loop infiniti all'interno di ogni basta schiacciare lo stop. Inserendo invece questa riga di codice, aggiorniamo ad ogni iterazione la variabile indice. In questo modo, se noi eseguiamo il programma, a ogni iterazione noi stampiamo un valore diverso. Alla fine, quando abbiamo 19, aggiungiamo 1, diventa 20, e meno di 20, no, allora invece di stampare indice andiamo a capo e continuiamo il nostro programma. I cicli infiniti possono essere pericolosi in quanto bloccano l'esecuzione del programma, ma in alcuni casi possono rivelarsi una vera panacea. In questo caso, ad esempio, impostiamo noi stessi un ciclo infinito. Dal momento che while viene eseguito finché la condizione è vera, impostando while true, noi abbiamo una condizione che si ripete all'infinito. Cosa succede all'interno di questo ciclo? Definiamo una variabile A,
immessa dall'utente come un numero intero. Se A è uguale a 0, si esce dal ciclo attraverso l'istruzione break, altrimenti si stampa il numero immesso E. Vediamo come funziona, dopodiché aggiorniamo le informazioni. Lanciamo il programma, immetto il numero 10. Il numero immesso è 10, perfetto. Torniamo, siccome siamo in while true, ripete la stessa operazione. 35, 34, il numero immesso è 34, benissimo. Meno 21, il numero immesso è meno 21. Nel momento in cui però immettiamo lo 0, l'if all'interno del while esegue un trap, cioè blocca l'esecuzione del comando, esegue invece il codice all'interno del blocco if. L'istruzione break blocca l'esecuzione del ciclo e qualunque sia la condizione all'interno del while, sia che sia vera sia che sia falsa, obbliga il puntatore del programma ad uscire dal ciclo e a eseguire le istruzioni successive. E per questa puntata abbiamo terminato. Se il corso è di vostro gradimento, se volete continuare a vedere pillole di Python, potete sottoscrivere il nostro canale su YouTube, cliccare su mi piace e seguire passo passo su tutti i social media. In particolare sul nostro blog tecnico pubblichiamo quotidianamente articoli su Arduino, Raspberry Pi, elettronica e programmazione. Vi diamo appuntamento alla prossima pillola.